anche di coinvolgere i ragazzi, i giovani, avvicinandoli allo sport e appunto alla solidarietà. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, intanto siamo felici che si rinnovi la collaborazione con il Finanza & Friends Team. Per la WISP la solidarietà è uno degli aspetti fondanti. Da sempre siamo impegnati in iniziative di solidarietà di ogni genere e in particolare ci rende orgogliosi continuare l'amicizia con il Comitato per la Vita, associazione delle quali sposiamo ogni iniziativa. E gli farei anche un bel applauso al Comitato che ha fatto fare il vice sindaco di Milano. La WISP scende in campo sia nell'organizzazione dell'evento, con tutta la nostra struttura impegnata per fare in modo che l'organizzazione sia curata in ogni dettaglio e con le nostre discipline che renderanno la serata del 24 aprile una festa di tutto lo sport. Un doveroso ringraziamento intanto a Finanza & Friends Team che ci ha coinvolto in questo progetto, affidandoci l'onere e anche l'onore dell'organizzazione. Il comune di Grosseto, qui presente con il vice sindaco Luca Cresti e con l'assessore alle politiche scolastiche Chiara Veltroni, che si è messa a disposizione, dimostrando sensibile all'iniziativa, concedendo gratuitamente l'Eden questa mattina e per la conferenza stampa, lo stadio Zecchini per l'intera manifestazione, e anche lì un applauso per il comune che ci vuole. Ringraziamo anche gli atleti sia della Finanza & Friends e della Nazionale Calcio TV. Ringraziamo anche voi e quindi anche per voi un grosso grazie. La nostra segreteria della WISP, presente nell'organizzazione di tanti tanti eventi. Ci auguriamo che questa iniziativa possa ancora una volta far vedere il grande cuore dei grossetani, perché l'ultimo progetto del Comitato della Vita, l'acquisto di un letto sanitario per la radioterapia, è ancora una volta importante e merita un impegno di tutti noi cittadini. Noi come WISP siamo sempre pronti a cogliere ogni tipo di evento, organizzare qualsiasi evento che faccia bene alla città di Grosseto. La nostra è sempre una porta aperta. Grazie.